Ciao e benvenuti a un nuovo video della comunità OpenBage Italia. Oggi vogliamo parlare di Moodle. Tutti voi sicuramente conoscete Moodle come piattaforma learning, una delle più utilizzate soprattutto a livello di formazione formale, ma può essere usata anche per quanto riguarda la formazione informale. Sicuramente sarete interessati al nuovo servizio di Moodle, moodlecloud.com, che permette la registrazione e tramite la registrazione e la verifica del vostro account tramite la mail vi permette di avere all'interno di moodlecloud.com uno spazio dove poter creare i propri corsi. Quindi iniziamo subito. Moodle Cloud è molto simile a Moodle normale, quindi basta andare sul pannellino dell'amministratore del sito e creare i propri corsi, andare su corsi e iniziare ad aggiungere una categoria. Io faccio, nel senso, abbiamo tante categorie, vi faccio vedere più o meno come si inserisce. Allora, usiamo un nome che ci aggrada, quindi non lo so, Open Data, mettiamo così. Una descrizione, però vediamo che l'unico campo obbligatorio è il nome della categoria, quindi tutto il resto può essere sorvolato, dipende da voi. E iniziamo a creare la nostra categoria. Potete vedere che effettivamente ci sono altre categorie e all'interno delle categorie possono essere contenuti vari corsi. Quindi, qui, cliccando sulla nostra categoria, possiamo vedere che ci sono contenuti due corsi. Su Web Reputation invece è soltanto presente un corso, Web Reputation. Su SEO non è presente nessun corso, quindi possiamo creare anch'esso un corso che lo chiamiamo SEO. Iniziamo con la nostra compilazione, SEO, mettiamo SEO, piccoli così. Possiamo completare anche altri campi, però questi di qua sono opzionali, quindi po volendo potremmo, no, la categoria è già SEO, quindi è all'interno della categoria giusta, un ID, possiamo compilare il campo ID, volendo sì, volendo no, anche una descrizione, io metto soltanto SEO, ovvio che se più lunga è meglio, perché così descrive meglio il corso. Poi possiamo inserire vari tipi di file. Il formato, l'aspetto, il file upload, il tracciamento del completamento, l'accesso a ospiti. Io per esempio metto sempre che comunque è consentito agli ospiti di vedere i contenuti, però sono tutti dei campi opzionali, quindi dipende molto da voi se volete compilarlo, però basta salvare che potete tranquillissimamente trovare il vostro corso. Vedete? Possiamo cliccare di nuovo sulla categoria per far vedere che effettivamente è inserito nella categoria SEO. Se clicchiamo su Web Reputation invece non lo troveremo, ma troveremo Web Reputation, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Andiamo ai nostri corsi e possiamo vedere che effettivamente dentro le nostre categorie sono presenti i corsi. Utilizziamo quello che più o meno è stato creato con maggior rifiniture, voglio dire, con una descrizione decente e tutto quant'altro. Clicchiamo sul link del nostro corso e possiamo modificare il nostro corso. Per modificare, allora, per adesso siamo in modalità che possiamo modificare la nostra pagina, ma adesso termino modifica per farvi vedere che effettivamente se noi terminiamo la modifica, noi non possiamo modificare, vedete, non c'è la rotellina che ci permette di modificare anche se siamo amministratori del sistema, non possiamo modificarlo. Basta attivare questo, invece attiva modifica e adesso comparirà sicuramente scorrendo la rotellina che ci permette la modifica. Vedete? Qui. Possiamo modificare il nostro. Per esempio, non so, il nostro nome. Noi abbiamo detto utilizza il nome di default, ma volendo possiamo usare un altro nome, quindi modifichiamo il nostro nome, come per esempio Open Beige. Scusate. Basic, mettiamo così. E abbiamo modificato il nostro testo, insomma, diciamo il nostro titolo. Poi possiamo volendo modificare anche questo mettendolo boldoso, possiamo inserire vari link, basta sottolineare, scusate se sbaglio a volte, inserire vari link, per esempio qua possiamo mettere un collegamento, vabbè, non ha senso perché comunque non abbiamo nessun tipo di risorsa, oppure vi faccio vedere, per esempio qui c'è un collegamento, dov'è? Per esempio questo di qui.
E possiamo tranquillissimamente dire: oh, abbiamo sbagliato, togliamo il collegamento. Quindi eliminiamo il collegamento e adesso vedete, il collegamento è stato tolto, quindi il link non esiste più. Poi possiamo inserire anche vari tipi di video. Possiamo sfogliare, sfogliamo direttamente da Wikimedia, insomma da altre cose, oppure direttamente dal nostro PC. Quindi scegliamo quello che vogliamo dal nostro PC. Questo di qua sta a voi, è un editor normale, classico, voi potete creare le vostre liste, insomma, e poi salvate le vostre modifiche. Io annullo perché mi interessa che sia mantenuto il link che ho tolto e non salvo la modifica. Però, volendo, potevo salvare. Quindi, oltre a modificare il mio testo del mio corso, posso aggiungere delle attività. Basta cliccare qui e scusate, le mie attività che voglio. Avete una miriade di attività da poter aggiungere. Solitamente quelle più usate almeno sono glossario, quiz, sondaggio, ma sta a voi decidere. Basta che praticamente create un'attività, per esempio quiz, e mettete aggiungi. Una volta che avete aggiunto potete creare il vostro quiz. Noi già l'abbiamo creato, quindi non ve lo faremo vedere. Abbiamo il nostro quiz, infatti visto, dice ritenta il quiz, sono delle semplici domande e col quiz potete creare tranquillissimamente i database e anche delle domande. Però questo di qui, volendo, ve lo farò vedere la prossima volta, quindi in un prossimo video. Poi, oltre, vedete qui, questo di qui è base open page, quindi il mio corso. Possiamo creare all'interno dei badge del corso stesso. Infatti noi l'avevamo creato e li abbiamo creati qui, vedete? Però vi faccio vedere che si possono creare anche altri badge, sempre all'interno del mio corso, quindi già lui sa dove posizionarlo. Posso creare badge per tutti, per esempio, tutti. E compiliamo tutti i campi necessari, vi faccio copia e incolla così mi sbrigo velocemente. E inoltre inserisco il mio, per esempio, che ne so, guardate un minuto, mettiamoci questo perché altrimenti sono tutti identici. Carichiamo il mio file. Ok, è stato preso perché è una PNG. Poi inoltre qui dobbiamo inserire il issuer, questo di qui è un dato, diciamo, obbligatorio, no, diciamo, è obbligatorio, quindi deve essere inserito. Io metto Open Badge d'Italia. Voi potete mettere la qualsiasi cosa, voglio dire. E creo il mio corso. Il mio badge, scusate. Inserisco il mio criterio, che non può essere, diciamo, tralasciato. Io metto completamento corso o attività, volendo metto corso, va bene. Posso mettere la mia descrizione, posso anche non inserirla, faccio salvo. Abilito accesso, che il badge è stato attivato correttamente. Ora, almeno, dovrebbe succedere che se io metto badge del corso, mi compaiono tre badge. Vedete? In modo semplice. Tranquillo, poi ovvio che qualsiasi modifica più complessa verranno spiegate nei corsi futuri da noi stessi, ma sicuramente nella piattaforma Moodle potete trovare un documentazione varie e notevole, cioè nel senso è notevoli, non è che ci sono tantissimi documenti dove potete leggere tutte le regole possibili di Moodle, è ovvio che questo di qua sono dei piccoli trucchetti che possono aiutarvi ad usare Moodle in modo semplice. In pochi minuti, quindi se vi è piaciuto commentate e più che altro condividete e scrivetevi al forum Open Badge.